Ci sono diverse ecchimosi sul corpo di Antonella Di Massa. Potrebbero essere compatibili con una caduta, ma al momento non si può escludere niente. L'unica certezza sembra essere legata al luogo del ritrovamento. Antonella, in quel posto, potrebbe essere stata portata in un secondo momento. Queste sono le più recenti indiscrezioni emerse riguardo al misterioso caso di Antonella Di Massa, la donna scomparsa il 17 febbraio scorso dalla sua casa di Ischia e ritrovata morta il 28 febbraio sempre sull'isola Partenopea. Le cause del decesso non sono ancora state chiarite. Antonella potrebbe essere stata aggredita, come indicano i lividi trovati sul corpo. Potrebbe essersi sentita male o addirittura potrebbe essersi tolta la vita. A stabilirlo sarà l'autopsia. Al momento della sua scomparsa, il marito Domenico Raco, maresciallo dell'esercito, si trovava in Calabria. L'uomo è stato allertato dalle figlie Alessia e Flavia. In quel momento il marito ha raccomandato alle ragazze di presentare una denuncia ed è rientrato immediatamente sull'isola. Nei giorni successivi, la famiglia ha partecipato senza sosta alle ricerche, cercando di coinvolgere il maggior numero possibile di persone. Antonella è stata cercata ovunque, anche con l'ausilio di cani molecolari e droni. Nonostante gli sforzi, le ricerche ufficiali non hanno portato ai risultati sperati. Il ritrovamento è avvenuto 11 giorni dopo grazie agli inviati della trasmissione Chi l'ha visto. Nel ripercorrere i luoghi vicino ai quali Antonella era stata vista per l'ultima volta e quelli intorno al parcheggio in cui era stata trovata la sua auto, l'inviato Francesco Paolo Del Re e il filmmaker Marco Monti si sono imbattuti proprio nel cadavere della donna. I proprietari del terreno sono certi che in quel punto, nei giorni precedenti, non c'era alcun corpo. Antonella era stata cercata anche lì e non era stata trovata. Dalle prime analisi eseguite sulla salma, la data del decesso sembra risalire effettivamente a 24 ore prima del ritrovamento. Anche i segni rinvenuti sul corpo e la trascuratezza della sua persona fanno ipotizzare un decesso avvenuto diversi giorni dopo la scomparsa. Pertanto, Antonella potrebbe aver vagato da sola per alcuni giorni prima di morire. Ma dove si sarebbe recata? Il caso presenta somiglianze con quello di Liliana Resinovic, la pensionata scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta in un bosco il 5 gennaio 2022. Come nel caso di Liliana, si ipotizza che Antonella abbia vagato per diverso tempo. Sembrerebbe anche che il corpo sia stato spostato e collocato successivamente nel luogo del ritrovamento. Un altro elemento rilevante riguarda i sacchi neri della spazzatura. Liliana era praticamente avvolta in due sacchi, mentre il corpo di Antonella giaceva su un sacco dell'immondizia molto simile. Il percorso compiuto da Antonella, simile a quello di Liliana, è stato in parte ripreso dalle telecamere il giorno della sua scomparsa. A differenza di Liliana, però, la donna ischitana sembrava volersi nascondere, indossando il cappuccio del giubbotto. Un testimone afferma di averla vista proprio il giorno della scomparsa camminare senza una meta evidente, coprendo il volto per evitare di essere riconosciuta. Nella casa di Antonella è stato rinvenuto un biglietto misterioso in cui la stessa donna dichiarava di attraversare un momento difficile. Lei e la sua famiglia avevano affrontato notevoli problemi legati alla frana del 26 novembre 2022 che aveva colpito l'intera isola. Successivamente, però, erano riusciti a risollevarsi. Ora sorge la domanda su come Antonella sia riuscita a sopravvivere per 10 giorni. Che cosa ha mangiato? Ha avuto bisogno di denaro? Il suo cellulare risulta spento dal giorno della scomparsa e nella sua auto sono stati trovati la borsa, il portafogli e i documenti. Cosa è accaduto davvero?